oggi vi facciamo assaggiare tutti i prodotti di Pantelleria, partendo dai pomodori, i capperi, la ricotta. E abbiamo la caponata, abbiamo l'insalata pantesca, tra l'altro fatta col pisci asciutto che non si trova più nemmeno in giro, sarebbe la minnola essiccata sotto sale. Abbiamo il pesto pantesco, l'uva passa che ci serve poi per fare dei dolcetti che poi vi faremo assaggiare, il miele di Denny che è il nostro produttore insieme ai capperi, che è il produttore è Denny. E nel momento in cui sta arrivando la pasta vi spiego che abbiamo fatto una pennetta alla pantescana a base di verdure, con melanzane, zucchine, capperi, olive, pecorino, ricotta salata e dei pezzettini di peperoni. Questo è il piatto principale della giornata. Stiamo utilizzando anche la passata di pomodoro pantesca, con i pomodori panteschi, e in più vi faccio assaggiare un'altra pasta con un pesto di capperi. Capperi, mandorle, amogì catturrata. Oggi abbiamo il cappero di Pantelleria, non so se sapete un po' la differenza del cappero di Pantelleria. Allora, tutti i capperi del mondo hanno 4 petali, tranne quello delle Isole Eolie che ha 5 petali, ma dalle Isole Eolie dobbiamo togliere Salina, perché Salina e Pantelleria sono gli unici al mondo ad avere 6 petali. Il nostro origano è un origano che... Allora, l'origano comune è una pallottolina rotonda come fiore, il nostro è una spighetta allungata, non produce seme, quindi noi vendiamo solamente il fiore. E nell'odore la cosa importante è che non dà verso il timo ma dà al mentolo, quindi dà freschezza nei piatti. Il miele, noi alleviamo una sottospecie africana che viene portata sull'isola sicuramente dai fenici, e un'ape un pochettino più piccola e riesce a volare anche se c'è vento. Qui abbiamo un millefiore all'eucalipto, un fiore che c'è poco nell'isola, ma è l'ultima smeratura e riusciamo a fare questo millefiore all'eucalipto. Va benissimo con dei formaggi freschi. State assaggiando il vino bianco di Zibibo, Zuturi. Zuturi è l'immagine di mio nonno, lui si chiama Salvatore, ha dedicato l'etichetta a lui. Questo è fatto a zona di Bucuram e fa 48 ore di macerazione.